Al margine del secondo congresso territoriale Funzione Pubblica CGIL Molise, il cui nuovo segretario si è eletto al termine dei lavori che termineranno nel pomeriggio, abbiamo avvicinato il segretario generale CGIL Molise Paolo De Socio per acquisire la posizione della CGIL riguardo il caos della sanità molisana. L'implosione che c'è stata, che mi auguro che non sia anche questa una manovra elettorale, perché veramente sarebbe vergognoso farla ancora una volta sulle spalle della gente, dei malati e della gente che soffre, è una cartina tornasole di quella realtà che descrivevo prima. Ci sono proteste che arrivano da parte di chi era stato abituato ad avere extra budget. Noi abbiamo sempre detto che ci doveva essere una limitazione per rafforzare il servizio sanitario pubblico. Certo che se non c'è il rafforzamento del servizio sanitario pubblico e c'è anche la sofferenza da parte dell'offerta che ormai si era radicata nella sanità privata, chi paga sono i cittadini. C'è bisogno di fare un piano serio che sia chiaramente esigibile sul nostro territorio, e un piano che deve essere prima di tutto quello, deve garantire prima di tutto l'offerta dei servizi in questo periodo, come dicevo, di transizione, poi deve guardare al futuro con un'integrazione che va verso la medicina territoriale, che va verso la prevenzione. Sono cose che devono essere considerate come investimenti. Presente anche il presidente della regione Donato Toma, interpellato sulla questione del 118 ed il no delle associazioni al bando della regione così come strutturato. Le associazioni hanno discusso con noi sulle opportunità che potevamo offrire di miglioramento anche economico, perché tutto lì sta il miglioramento economico dell'eventuale bando, del bando che dovremmo, che l'ASREM dovrebbe pubblicare. Il bando, per la verità, è già pronto. E si attendeva anche un placet da parte di tutte le associazioni. Come lei ha detto, non c'è stato il placet completo da parte delle associazioni, stiamo facendo gli aggiustamenti però che siano compatibili con il quadro normativo attuale, sia normativo che finanziario attuale. Io penso che nel giro di un paio di giorni dovremmo uscire con un bando che consenta a chiunque ha i requisiti per partecipare di poter esprimere le proprie potenzialità organizzative e finanziarie. In conferenza delle regioni, sempre in prima linea la questione sanità. Sul tavolo c'è sempre la questione sanità in conferenza delle regioni, in particolare la questione riparti, in particolare la questione precari e la questione relativa all'assunzione di medici e di sanitari in generale in sanità. Ne dibattiamo ogni volta che c'è conferenza dei presidenti, si stanno preparando una serie di emendamenti da proporre in sede di conversione in legge della manovra finanziaria proposta dal governo. Sono molto interessanti gli stimoli che gli altri presidenti insieme a me danno al tavolo, e penso che tra questi stimoli ci sarà la richiesta di un maggiore stanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Nei confronti del governo, poi, la richiesta specifica. Noi aspiriamo ad un provvedimento ad hoc, ad un'attenzione particolare che io ho chiesto al governo. In realtà sto avendo delle interlocuzioni in questi giorni, altre ne avrò nei giorni della prossima settimana, proprio per capire come intervenire sulle criticità molisane.